Bentornati, pace e bene. Oggi 22 luglio ricordiamo Santa Maria Maddalena. Ascoltiamo. Apostola degli Apostoli si deve a Tommaso d'Aquino il titolo riconosciuto a Maria Maddalena, il cui nome deriva da Magdala, il villaggio di pescatori di cui era originaria, sulla sponda occidentale del lago Tiberiade. Di lei racconta l'Evangelista Luca. Gesù andava per città e c'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità e li servivano con i loro beni. Fra loro vi era Maria chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni. Maria Maddalena compare nel momento più terribile e drammatico della vita di Gesù, quando lo accompagna a Calvario, ed è presente ancora quando Giuseppe d'Arimatea depone il corpo di Gesù nel sepolcro. Ed è lei che dopo il sabato corre ad avvisare Pietro e Giovanni, scoprendo l'assenza del corpo del Signore. Mentre i due discepoli fanno ritorno a casa, Maria Maddalena rimane in lacrime. Scorge due angeli e dice loro di non sapere dove sia stato posto il corpo del Signore. Poi, volgendosi indietro, vede Gesù ma non lo riconosce. Pensa sia il custode del giardino e quando lui le chiede il motivo di quelle lacrime e chi stia cercando, lei risponde: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e lo andrò a prendere». Gesù allora la chiama per nome e le consegna una missione. «Non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre». Ma va dai miei fratelli e di loro: io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò quindi ad annunziare ai discepoli: ho visto il Signore e anche ciò che le aveva detto. Maria Maddalena è un personaggio veramente molto famoso del Vangelo che in un modo o nell'altro ha catturato l'attenzione di tanti fedeli nella storia e non solo. Ma chi era questa donna? Spesso ci è presentata come una peccatrice. Ma qual è il peccato di Maria Maddalena? Onestamente dalla scrittura non si riesce a capire. Ebbene, però Maria Maddalena invece è presente in tanti momenti molto importanti che sono detti chiaramente, come per esempio ai piedi della croce, luogo dove non si trovava invece la presenza dei discepoli, tranne uno, perché erano fuggiti e hanno avuto paura, lei no. Ed è proprio a lei che Gesù appare risorto molto prima di essere apparso ad altri, che forse per le nostre logiche lo meritavano di più. Ecco, Maria Maddalena nel Vangelo ci viene presentata come una donna coraggiosa che amava tantissimo Gesù. E il suo peccato che fine ha fatto? Vedete, qui è proprio la logica di Dio. Dio dimentica il nostro peccato e non ne rimane traccia. Possiamo scavare nel Vangelo quanto vogliamo, ma del peccato di Maria Maddalena quasi non c'è traccia. Invece dell'amore di Maria Maddalena, lì è rimasta tutta la traccia, tutta la bellezza e tutto il profumo. Dio fa così nella nostra vita. Quando noi confessiamo il nostro peccato con pentimento, Lui perdona completamente. Quello non esiste più e rimane solo l'amore, quello che ci infiamma. E quindi tanto vale spendere molto di più sull'amore e veramente aumentare questa grande forza che da Dio stesso ci è donata, ma che ha bisogno del nostro lavoro per poter diventare sempre più grande e sempre più forte. Maria Maddalena ci è maestra in questo e noi la preghiamo. Maria Maddalena, prega per noi.